Ci sono voluti 4 anni, ma finalmente l'Apple Watch ha trovato la sua identità e oggi punta tutto sulla salute, che non vuol dire fare esercizi soltanto, ma va intesa in senso più ampio come benessere globale. Dunque il nuovo WatchOS introduce il monitoraggio di altre attività, come lo yoga, e allo stesso tempo migliora la connessione con attrezzi e macchine in palestra, che ora possono scambiare dati con lo smartwatch, un po' come succede in auto con CarPlay. La novità maggiore è però nell'hardware. Apple Watch Series 4 conserva lo stesso design del primo modello, tuttavia uno schermo del 30% più grande, un po' perché le dimensioni esterne sono leggermente aumentate, passano da 38 a 40 mm e da 42 a 44, un po' perché i bordi del display si sono ridotti. Al polso nessuna differenza, nell'uso di tutti i giorni però un grande vantaggio, quello di poter leggere meglio i testi e muoversi più facilmente nell'interfaccia. Ci sono anche due nuovi quadranti pensati apposta per sfruttare al massimo lo spazio del display. Infograph ha 8 complicazioni e le prime volte può sembrare un po' troppo ricco di informazioni, ma poi ci si abitua presto. Infograph Modular invece è più lineare, ma fa sembrare l'Apple Watch un piccolo smartphone. Col tempo e soprattutto con la connettività cellulare disponibile fin dalla terza generazione, Apple Watch è diventato più indipendente dell'iPhone. Ricordiamo che è ancora compatibile solo con i dispositivi della mela. Notifiche, messaggi, mail, podcast, perfino le canzoni di Apple Music viaggiano sulla rete LTE. Diventa quindi possibile lasciare l'iPhone a casa in ufficio per fare jogging, cioè GPS, andare in palestra o in piscina, visto che il watch è impermeabile e controlla anche il consumo di calorie durante il nuoto. È possibile poi rispondere alle telefonate con il microfono, che ora è più sensibile, e l'altoparlante più potente. Ha senso pure Apple Pay per piccoli e grandi acquisti, mentre Wallet consente di memorizzare carte fedeltà e schede. Così, oltre al telefono, si può lasciare a casa il portafogli. Scrivere una mail non è impossibile, si può dettarla con Siri o comporla lettera per lettera, ma visto lo sforzo ci limiteremo a messaggi telegrafici o preferiremo aspettare di trovarci di fronte a uno schermo più grande. E per gli adulti rimasti un po' bambini c'è pure Walkie Talkie per parlare da un Apple Watch all'altro. Hi Bruno, how are you? Hi team, sorry, I can't talk right now. Il retro dello smartwatch Apple è in ceramica e zaffiro per consentire una migliore trasmissione del segnale cellulare. Ed è nuovo anche la Digital Crown, che utilizza un feedback tattile per dare una sensazione meccanica più precisa durante lo scorrimento. Incorpora un sensore cardiaco con cui è possibile ottenere un elettrocardiogramma in qualsiasi momento, direttamente dal polso aprendo l'app e posizionando il dito sulla corona digitale. La funzione, che negli Stati Uniti è certificata dalla Food and Drug Administration, arriverà con un aggiornamento. In Italia però non è certo che l'avremo, dipende dalle leggi e dai regolamenti di ogni nazione. Intanto però a tenere d'occhio il cuore ci pensano due nuove funzioni, le notifiche di bassa frequenza cardiaca e una lettura più veloce del battito che avviene anche in background. Con giroscopio e accelerometro l'Apple Watch riconosce se chi lo indossa è caduto. È una funzione molto utile e non soltanto per gli anziani, i pericoli infatti possono nascondersi un po' dappertutto, dalla casa all'ufficio. Quando l'Apple Watch rileva una caduta attende qualche secondo, poi se non c'è nessuna reazione, tipo rialzarsi o rispondere a un messaggio che compare sullo schermo, automaticamente telefona a un numero che può essere quello del pronto soccorso o quello di una persona fidata. Questa funzione si può attivare o disattivare dal pannello di controllo sull'iPhone e nella nostra prova ci è sembrata molto affidabile. Per il resto, il nuovo Apple Watch Serie 4 ha una batteria che dura, secondo Apple, 18 ore. In realtà in un weekend si riesce a farcela anche senza caricatore. È un nuovo chip più potente che permette di far girare ancora più velocemente le applicazioni disponibili, che sono purtroppo poche. Nel complesso, le migliorie introdotte con il Watch Series 4 ne fanno un dispositivo maturo e utile. E anzi, forse stavolta è proprio lo smartwatch a essere il prodotto più interessante dell'ultimo evento Apple. È un po' guru new age, un po' personal trainer stacanovista, un po' badante premurosa. Così l'Apple Watch non è più soltanto un dispositivo da indossare, ma uno strumento capace di farci prendere coscienza della nostra vita. Apple Watch Series 4 arriva in Italia il 21 settembre a partire da 439€. È disponibile in due finiture, alluminio e acciaio, tre colori e due dimensioni, come abbiamo detto, 40 e 44 mm. Per la versione cellulare si parte da 539€. In Italia è disponibile soltanto con Vodafone.